Nei confronti dei ragazzi noi abbiamo una filosofia che pensiamo sempre che lo sport deve essere soprattutto divertimento. Quindi al di là dell'agonismo, della serietà della competizione, noi ci teniamo sempre a dire divertitevi, soprattutto divertitevi. E il nostro golfo si presta molto a questo perché ci sono i venti, è ridossato, non c'è onda e il divertimento è sempre assicurato. Aggiungerei al divertimento la funzione, secondo me, anche molto educativa, perché col presidente ci troviamo spesso, col consiglio direttivo in generale, ci troviamo spesso sempre a ragionare dell'importanza che ha in realtà lo sport anche nella formazione educativa dei ragazzi, nella loro crescita, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche sotto il profilo, anche e soprattutto sotto il profilo culturale, perché fare sport oggi sembra una banalità, ma è sempre più difficile sotto tutti i profili. Noi qui invece fortunatamente abbiamo un campo di regata che è praticamente aperto tutto l'anno, nel senso che siamo in una condizione ottimale che ci consente sempre in linea di massima di regatare. Quando c'è vento. E beh, è chiaro, quando c'è vento, però fortunatamente, almeno per adesso, il vento non manca mai. Soprattutto è una grossa preoccupazione quando ci viene assegnata una regata, sia da un punto di vista organizzativo che economico, perché dobbiamo cercare sempre di far quadrare i conti. Però noi lo facciamo soprattutto per passione e perché ci crediamo in questo tipo di sport e anche perché lo statuto nostro prevede che noi facciamo questa attività. Molte associazioni e circoli non sono di facciata, ma non sono di sostanza. Noi invece siamo un circolo di sostanza. Secondo me ci vuole una bella dose di follia, perché spesso e volentieri ci troviamo veramente a fare cose anche abbastanza folli, cioè scendere alle 3 di notte per risolvere dei problemi che sono usciti fuori il giorno prima. Trovare e reperire gente che viene ad aiutarti a mare il giorno di Pasqua, come oggi, o di Pasquetta, non è una cosa banale. Anche mettere insieme materialmente un gruppo di persone che comunque in maniera costante ti viene ad Risponde. assistere e risponde quando li chiamiamo, comunque è impegnativo. L'importanza di portare nel nostro golfo in un periodo destagionalizzato dei numeri importanti di presenze per una città come la nostra o per il nostro golfo è importantissimo, è fondamentale. E questa è una fondamentalmente delle cose che ci spinge in assoluto ad andare avanti e a continuare a organizzare eventi di questo tipo, perché anche con gli amici di Gaeta ci ritroviamo spesso a ragionare: se noi non organizzassimo queste regate, spiegatemi chi viene a novembre dal 2 al 7 nel Golfo di Gaeta, chi viene a febbraio, a marzo, a riempire materialmente bed and breakfast, alberghi, ristoranti in un periodo del genere. Non abbiamo altro in questo momento. E noi crediamo fondamentalmente che questa sia una delle reali strade immediatamente percorribili. Adesso abbiamo ancora davanti, dobbiamo organizzare l'Italia Cup dal 19 al 21 maggio con 400 barche. Abbiamo subito dopo una manifestazione a noi molto cara che è la Formia per due e per tutti, che è una manifestazione d'altura che ci porta a Ventotene per 3 giorni, riservata a equipaggi da 2 persone, ma anche l'abbiamo aperta anche a equipaggi completi. Però è una manifestazione molto carina che è una cosa che ci diverte fondamentalmente. E poi abbiamo il nazionale ranking list degli Open Skiff dal 2 al 4 di giugno. Quindi la stagione praticamente è iniziata con l'Optisud e si concluderà a giugno, per quanto ci riguarda, perché poi invece andremo noi di supporto, come adesso è al contrario, agli altri circoli del Golfo, soprattutto quelli di Gaeta, Lega Navale, Yacht Club, che organizzano altre grandissime manifestazioni, una su tutte le grandi vele, che è una manifestazione
a noi molto cara. 4,20 sono, io continuo a dirlo, secondo me è una classe bellissima. Gli allenatori sono tutti ragazzi in gamba, ma non che gli altri non lo siano, però la classe 4,20 secondo me sta a un livello, è un ottimo livello, tant'è vero che la ospitiamo sempre con grande piacere. Il Golfo di Gaeta, questo è un posto baciato da Dio, qui ci fioriscono i limoni, quindi è detto tutto, un clima eccezionale, molte giornate di sole, vento, poca onda, siamo in una bolla, dall'altra parte si scatena il finimondo, ieri c'è stata anche una piccola botta da noi, però sono cose veramente eccezionali. Complimenti al comitato di regata, al presidente in particolare, perché io da tra virgolette esperto del luogo gli avevo detto è difficile che oggi regatiamo, lui ha insistito e ha avuto ragione, siamo riusciti a fare quella prova che è importante farla anche per i ragazzi, perché comunque, ecco, questo vorrei sottolinearlo. Alla fine questi ragazzi spendono un sacco di soldi, le famiglie spendono un sacco di soldi per andare in giro, lo dico anche da genitore che porta in giro sua figlia a regatare. Noi come organizzazione ci sentiamo un peso enorme di responsabilità e ci rendiamo conto che comunque è pesante però, sia da un punto di vista economico ma anche e soprattutto impegnativo. Il vento è l'unica cosa che non si può comprare,